Diventa maggiorenne la fondazione Pupi Onlus dei coniugi Zanetti e per l'occasione quest'anno tanti pupisti hanno dimostrato affetto nei confronti della famiglia. Javier, ex capitano amatissimo dai tifosi interisti, e sua moglie Paola hanno voluto festeggiare la maggiore età di questo ente con la cena di gala Un sorriso per Pupi. Una festa per rivivere insieme ad ospiti d'eccezione le emozioni di questi anni e toccare con mano la solidarietà di chi aiuta i bambini svantaggiati e diversamente abili del quartiere conosciuto come La Trassa nel distretto di Lanús in Argentina, terra natale degli Zanetti. Tutti i pupisti, io credo che questa è la cosa più bella, perché tutti vogliono aiutare, partecipare, e questo mi fa un enorme piacere perché vuol dire che hanno grandissimo rispetto e soprattutto grandissima fiducia. Io credo che ogni volta che facciamo queste cene, tutte le iniziative che vengano presentate, ci sono tante persone che ci vogliono accompagnare, e per me questo è la cosa migliore. Anche quest'anno la Fondazione ha potuto contare sul supporto di Coop Lombardia, food partner della serata. Ha deciso di accompagnarci già da tanti eventi e mi fa piacere perché condividiamo gli stessi valori e credo che questo per la nostra Fondazione è molto positivo. È 2 anni che collaboriamo con l'Associazione Pupi, anzi Javier è testimonial ed è stato testimonial recentemente a Lodi e a Novate e anche nel nostro nuovo negozio di Como. Ma al di là dell'aspetto sportivo e sociale, noi ci sentiamo vicini allo scopo della fondazione, che è quello di sostenere i bambini poveri in Argentina e anche in altri paesi. Quindi c'è una vicinanza tra gli obiettivi della fondazione e gli scopi della nostra cooperativa. Coop ha attivato diverse collaborazioni in tema di sport e salute per sostenere i giovani nella crescita. Noi crediamo che ogni azienda deve dare una restituzione al territorio. Ovviamente la restituzione al territorio la vediamo con le città sportive locali, per cui a Brescia abbiamo scelto quella natatoria, a Parabiago quella del rugby, a Busto la ginnastica pro patria, e quindi in ogni attività vincoliamo una parte della spesa degli associati di questi club a investimenti che fanno nelle attività sportive giovanili appunto di queste società diffuse in Lombardia.